Le lettere di Lucrezia Borgia sono conservate nella serie Carteggi tra i principi estensi all'interno della prima sezione dell'archivio segrotestense, Case Stato. Si tratta di una busta che contiene 234 lettere scritte da Lucrezia tra il 1501 e il 1519, anno della morte. Lucrezia Borgia giunge a Ferrara il 2 febbraio del 1501 come sposa di Alfonso, principe d'Este, destinato a diventare duca. Arriva a 22 anni, giovane e con un sorriso affascinante, come raccontano le cronache, ma è inseguita da una fama di malvagità, dissolutezza, da un contesto di omicidi, violenza e veleni. In realtà, le lettere conservate presso l'Archivio di Stato di Modena ci restituiscono una immagine ben diversa di una donna matura, una madre affettuosa, una figlia sensibile e una cristiana devota. Questa lettera, ad esempio, del 1501, scritta da Roma, indirizzata al duca Ercole I, suocero di Lucrezia, a cui Lucrezia si rivolge come padre osservantissimo e firmandosi obbedientissima figliola e servitrice, dimostra un amore filiale particolare. È una lettera con cui Lucrezia decide di far pervenire al suocero alcune prelibatezze gastronomiche. Questa è una lettera indirizzata da Lucrezia al proprio consorte Alfonso, che nel frattempo è diventato duca, quindi è Alfonso I d'Este, ed è interamente cifrata e per noi quindi costituisce ancora un mistero. Questa è l'ultima lettera conservata nell'archivio di Stato di Modena, spedita 2 giorni prima di morire al Papa Leone X. Nella lettera Lucrezia informa di avere da pochi giorni partorito un bimbo, ma di essere certa di essere vicina alla morte. Da questa lettera emerge intanto la sua lucidità, la sua consapevolezza del momento che sta vivendo e anche la profonda spiritualità che la muove e che le fa chiedere al Papa Leone X una benedizione speciale.